stupenda. Fa quasi caldo. Le salite però mi portano ancora il fiatone. Non sono abituato, ma piano piano ritorneremo in forma. Comunque giornata spettacolare, nemmeno una nuvola. Ecco, dall'alto vediamo una parte di Lanzada e sulla sinistra, da lontano, il centro sportivo Pradash con la pista di pattinaggio, la pista di fondo e la pista per i bomba. Siamo al 12 di febbraio, ma qui il terreno sembra quasi di marzo ad aprile, talmente è secco, ma un secco preoccupante, molto. Ci siamo spogliati perché tra il caldo, la salita, si inizia proprio a sudare, quindi non è il caso e cominciamo a, piano piano a svestirci, perché le salite continuano, come vedete, sempre più in alto. Solitamente questo percorso è quello che faccio di corsa quasi tutti i giorni, ma ora è un po' troppo presto. Facciamo qualche giretto a camminare, poi più avanti riprenderemo le scarpette da corsa. Un po' di acqua, piccolo ruscello. Stiamo avvicinando verso Chiesa in Valmalenco, sempre su un sentiero panoramico e molto ma molto soleggiato. È uno spettacolo. Thank you.
ecco, da qui si intravede la punta del Pizzo Scalino. Giornata stupenda. E noi abbiamo ancora una salitella e poi rettilineo finale, e anche per oggi abbiamo fatta. Comunque spettacolo, guardate che azzurro, che azzurro e che montagne innevate. È uno spettacolo. Ora ancora la salitella. Siamo verso la fine e quindi le gambe si sentono che l'acido lattico inizia a mancare, ma noi insistiamo. Siamo sempre al cospetto della punta del Pizzo Scalino e della poca neve che rimane. Noi saliamo, 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 e il cielo è di un blu immenso, non ci sono altre parole per illustrarlo. Ecco, siamo arrivati in cima, ora ci manca ancora un ultimo pezzo in pianura e poi anche per oggi il nostro giretto. Oggi è un pass de vaca stracca, proprio pass, perché non l'abbiamo fatta di corsa, però questo è il giro che solitamente tra qualche settimana riprenderò a fare periodicamente. Bye bye, al prossimo, ciao ciao.